Allora, siamo con Maria Di Lascio, candidato sindaca. Ecco, partiamo da Maria, da questo problema semantico. Sindaco o sindaca? Guarda, io preferisco la sindaco. Perché in realtà il sindaco è proprio nell'immaginario collettivo la figura, quindi non ha un genere sotto questo profilo, quindi accordare poi invece l'articolo e tutto il resto alla parola sindaco secondo me è il modo migliore, quindi la sindaco, se dovesse avverarsi questo progetto, che è un progetto assolutamente essenziale alla comunità, perché al di là delle polemiche giornalistiche nelle quali chiaramente non è questo il momento di scendere, perché noi attendiamo fiduciosamente l'esito del corso della giustizia, quindi la sentenza del TAR ed eventualmente quella del Consiglio di Stato che dica come si deve svolgere la competizione elettorale a Lagonegro, quindi non lo devono stabilire notturni frequentatori di ristoranti e di locali non idonei a tenere riunioni di partito, che fanno saltare la possibilità di fare le liste all'ultimo minuto, così come si evidenzia da quelle che sono le dichiarazioni dei personaggi principali di questa vicenda. Pare che qualcuno abbia fatto saltare la lista concorrente all'ultimo minuto. Chi sia stato, chi abbia ordito questo disegno è poco importante in questa fase. Sta di fatto che tutti i personaggi che oggi parlano e si accusano vicendevolmente si sono prestati a questo gioco e hanno privato Lagonegro della giusta competizione, della giusta rappresentanza. Perché io non ho mai avuto paura di sfidare nessuno e anche oggi non ho paura di sfidare nessuno e neanche di sfidare il quorum. Quindi con la mia lista che è stata formalmente ammessa sfiderò anche il quorum se necessario, sfiderò anche il quorum e sono sicura che faremo del nostro meglio per portare a votare tutte le persone necessarie per dire che Lagonegro merita il governo e non merita il commissario. Quindi respingo quelle che sono le accuse di competizione elettorale non sufficientemente rappresentativa, perché non è così. La volontà dei nostri candidati di partecipare alla competizione è chiara da tempo, quindi noi eravamo in pista. Se gli altri non hanno voluto scientemente come calcolo elettorale o non hanno saputo, il che è peggio, formare una lista adeguata a partecipare alla competizione, il progetto nostro non deve essere penalizzato. Dottoressa, anche i suoi avversari politici la considerano molto per la sua competenza, per la sua tenacia, per la sua costanza, che sono elementi importanti. Sicuramente però lei è stata sempre molto attenta, in questi giorni forse i suoi occhi sono anche un po' cambiati, nel senso che avverte una responsabilità maggiore su tutto, no? Ecco, oggi siamo qui nello stadio di Lagonegro che è un elemento importante, vediamo come è popolato questa mattina. Ecco, sta succedendo questo in lei, cioè nell'attraversare la sua città è come se si accendesse una luce su ogni quartiere, su ogni struttura. Chiaramente stiamo parlando dei beni materiali, ma ovviamente c'è poi anche l'aspetto immateriale. Naturalmente, noi abbiamo un progetto, abbiamo in mente tutta una serie di attività e di strategie per poter cambiare le sorti del nostro paese. Allora, questo nasce da un'esperienza mia che dura da 8 anni e che si è formata nel analizzare con cura e con attenzione tutti i procedimenti amministrativi e gli atti che si sono prodotti in questi ultimi 8 anni, e nasce dall'apporto della linfa vitale di candidati quasi tutti nuovi a questa esperienza. Noi abbiamo poi in lista 2 persone dalla provata esperienza amministrativa, ma gli altri sono tutti giovani, e quindi dalla linfa vitale che queste nuove idee apportano
mano al progetto politico, guidato in maniera sapiente da chi conosce l'aspetto amministrativo e storico di come si sono evolute tutta una serie di fatti e che potrebbero dare veramente una svolta positiva a questo paese. Per esempio il campo, qui dove siamo oggi, popolato di bambini, io spero di vederlo sempre così, lo è normalmente perché è gestito da associazioni che hanno interesse a riempirlo di contenuto, era oggetto di un finanziamento che la precedente amministrazione è riuscito in qualche modo a non sfruttare. Oggi l'attuale presidente dell'Unione dei Comuni ha fatto richiesta di proroga alla Regione Basilicata per poter mantenere in piedi questo finanziamento. Speriamo che la proroga, anche con i buoni uffici del nostro consigliere regionale, possa essere concessa e noi possiamo ridiventare titolari di un patrimonio di 350.000 euro che può essere investito qui per fare il sintetico, per migliorare tutta una serie di cose, insieme alla collaborazione anche economica delle associazioni che ci vorranno stare e che vorranno partecipare in cambio della gestione al mantenimento di questa struttura aperta, fruibile da parte di chiunque sente che la vita deve essere vissuta all'aria aperta e insieme con gli altri. Noi abbiamo un'idea del paese. Ecco, c'è poi l'altra partita del palazzetto, ma saranno i temi di questo mese, meno di un mese, perché alla luce di alcune problematiche ci sarà qualche giorno di meno, però certamente questi argomenti verranno trattati. Dottoressa, un suo giudizio su questa debacle del centrosinistra di Lagonegro, se l'aspettava? Non in questi termini, sono sincera. Naturalmente il centrosinistra ha agito in questi anni fondandosi più sulle caratteristiche delle persone, sui leader, veri o presunti, e senza mai essere veramente forza di centrosinistra. Io sono molto stupita oggi quando leggo su volantini vari affermazioni di presidi democratici, eccetera. Tutta questa gente, mentre il centrosinistra governava male al punto da portare Lagonegro al dissesto, perché poi noi l'abbiamo dichiarato, ma chi l'ha portato al dissesto sono le due amministrazioni di centrosinistra e di Domenico Mitidieri, centrosinistra, PD, con candidati di Rifondazione nelle liste. E sono arrivate al dissesto e oggi parlano di presidio democratico. Io sono d'accordo, mi dicano dove bisogna fare il presidio democratico, sono la prima a partecipare, anzi colgo l'occasione per invitare ad un pubblico confronto, prima ancora addirittura della sentenza, perché credo che bisogna spiegare le ragioni delle parti, non limitarsi a scriverle. Quindi sono qui, vengo dove volete, noi veniamo dove vorrete, o se volete il nostro comitato è aperto in qualsiasi momento a qualsiasi confronto, perché noi riteniamo che il progetto vero del paese possa svilupparsi solo grazie ad un confronto concreto. Ecco, dottoressa, se mi può fare questo piccolo regalo, anche se non è, diciamo, un regalo tra virgolette. Io ricordo le seconde dimissioni di Pasquale Mitidieri, ci fu un consiglio comunale al solito molto adrenalinico, e ad un certo punto noi notammo, l'abbiamo anche immortalato questo istante con una fotografia, 10 secondi, un dialogo velocissimo tra lei e Pasquale e Mitidieri. Quella per me fu una fotografia, la fotografia dell'anno, no? se per così dire. Ecco, si può dire oggi cosa disse al dottore Mitidieri? Io gli feci presente che i termini che aveva usato nei miei confronti, mi aveva qualificata con un aggettivo che non ripeto, non erano adatti a me, non erano adatti alla lealtà che gli avevo prestato e che quella cosa gli si sarebbe ritorta contro di lui. Dottoressa, noi oggi siamo ospiti dell'Avis, vogliamo fare dare qualche spunto a questa bella associazione? Assolutamente, assolutamente. Allora, l'Avis è presente in questo territorio da talmente tanti decenni che voglio dire è diventato ormai parte integrante ed è l'unica associazione penalizzata anche dall'ultima amministrazione che ha dato sedi a tutti tranne che all'Avis. Questa cosa deve finire, perché l'Avis è presente in questo territorio in maniera seria e concreta e ha diritto ad essere riconosciuta per il valore che esprime quotidianamente. Grazie. Grazie. In bocca al lupo. Lunga vita al lupo.